Ragazzi, bentornati nel mio canale Twitch e su YouTube. Eccoci qua, siamo tornati con l'ultima parte, la decima parte dell'avventura di Outriders. E quindi continuiamo. Ammazzate quell'idiota e prendete la pulizia! Si era un attimo glitchato, vabbè. Cose che capitano. Bene. Ci sono delle note qui. Ah.
sigla. Un T-Bus, mancavano due bombardamenti. E vabbè, però così non va, non vale. Questa copertura, mi leva la copertura, perché? Molto complicata, molto non so come ne usciamo. Colpito, non diciamo cacciate, vabbè. Mamma mia.
pensavo che non mi arrivasse, invece mi è arrivata la supposta. Vabbè però. Non si mette in copertura, vabbè. Ho provato a scappare, ma giustamente da qua. Mi sa che dobbiamo scendere a livello 3, perché sennò comincia a diventare sempre più impossibile. No, è oggettivamente impossibile. Perché stanno tutti quanti a sparare, io sto da solo. E quindi qua o si fa in multiplayer oppure si fa in modalità 3 massimo. Quindi basta, ho deciso, ho preso una decisione, basta. Non si può essere così. Così li possiamo fare fuori, altrimenti non è possibile. Anzi, così è pure troppo facile, però non c'è via di mezzo, purtroppo. Bello però.
Ok. Abbiamo ancora molta strada da fare. Tutti i sensi. Quindi? Ok. Che ci aspetta? Ehi, Zaidi. Quassù ci sono soltanto mostri e ribelli, giusto? Perché farsi la guerra per il controllo di queste rocce? Per quella torre. Capisci perché l'abbiamo costruita, vero? Era la nostra ultima speranza. Segnale. Ma non ha mai funzionato. C'erano troppe interferenze per colpa dell'anomalia e senza la frequenza era impossibile. Oggettivamente bello. Alla fine i ribelli hanno conquistato la torre e massacrato tutti senza neanche sapere a cosa serviva. Questa montagna avrebbe potuto unificare tutta la razza umana. Invece ha portato soltanto altre delusioni. Ciononostante ci state ancora provando. Perché? Perché dobbiamo farlo. Vabbè, stiamo facendo qualche modifica. Facciamo molte modifiche tutti i giorni. Comunque, vabbè. Troveremo il setup perfetto prima o poi. Che cosa abbiamo qui? Aspetta, vai. Perfetto.
Qua dove si va? Perfetto. Bene. Sì, è stata una partita molto rilassata. Non troppo. Perché non va in copertura? Dimmi perché non va in copertura qua. Ecco, perché non deve andare in copertura qua? Perché? Spiegatemi. Spiegatemi questa cosa, signori tipo Gamefly. Vabbè. È un'ottima posizione per cecchinare. No, c'è qualcuno già che mi sta cecchinando stavolta. Non lo vedo. Non detto. Qua, allora, o fa da rosso o non si mette in copertura, cioè, perché ma non mi esce neanche la lancia. A un certo punto si scocciavano e vabbè, le coperture le togliamo, che ce frega. Non lo so. Ok, abbiamo fatto saltare una capoccia, ogni tanto una piccola soddisfazione. Eccoti. Perché non ce l'ho io questi giocattoli? Perché? Perché ce li devono avere solo loro? Perché? Fammi capire. Male. Questo effetto però, è stato un ottimo lavoro di sofferenza fisica.
Ranger? .486, 8.5.11, andiamo di 5.11. Sono delle note qui. Bene, da solo, eh. Missione suicida, però. Cos'è? Ok, andiamo con una missione suicida. Beh, ho capito, però fammi prego. Give me a break, come dicono gli americani. Vabbè, abbiamo pure il mortaio, vabbè, di tutto e di più sta succedendo. Vabbè, 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 ciao, vabbè, ciao. Vabbè, addio. Addios, addios. No, non c'è verso, ragazzi, non c'è verso, non lo so. Non c'è verso. Non lo so. Non lo so, vabbè. Si sapeva che prima o poi arrivava la parte, no? La ciccia. È arrivata la ciccia, ecco. Mai lamentarsi di una cosa che funziona bene. Mai. Vedi che succede. E poi arrivano 10.000 di loro, a dire poco, e non possiamo fare niente, non possiamo fare assolutamente nulla. Io non so più di staffare a destra e a sinistra, non possiamo andare. Incredibile. No, sto livello è una chiave, sinceramente, non merda. Una merda.
questo è il problema, è questo il problema, che arrivano e non abbiamo copertura, non abbiamo possibilità di sfuggire, non possiamo fare niente, non lo so ragazzi, sinceramente non lo so. Io non ci sto capendo, non ci sto capendo niente. Massacro e basta così, è solo un massacro. Non possiamo sfuggire. Che non c'è spazio, non c'è spazio. Qua dice che non possiamo scappare. Gli stiamo dando di tutto, manco se fosse un boss. Ecco qua, ancora peggio di quello che pensavo. Ci ha fatto proprio, cioè, ma perché? 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 Cioè, è una punizione. Allora giochiamo dal modo da 1 e va bene così. Ma che dobbiamo fare? Lo giochiamo da modo da 1. Questo vogliono e questo facciamo, ora è problema. Ce n'è uno alla volta, non è che si può fa. Danno un sacco di lutto, però cioè così è un macello, cioè, così non ha senso, è una caciara, è solo una caciara. Vabbè, ci stiamo adeguando alla caciara, facciamo caciara, ok, facciamo caciara. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Pozzo, no. Puoi morire per piacere, ragazzi. Scusate, per la pazienza. Nervoso. Tutto questo non ci dà un cecchino decente da una vita. Abbiamo ancora un livello 12, ho detto tutto, non capisco perché, cosa dobbiamo aspettare.
capisco, vabbè. C'è niente di... c'è tutta roba inutile. Allora, noi dovremmo andare qua dentro. O no? Sopra, sopra, no, no, qua dentro. Qua dentro era... solo per prendere questa cassa. I prossimi li smontiamo direttamente. Se riusciamo, ovviamente. Ottimo. No, qua ci conviene un attimino smontare, smontare. Eh sì. Vai. Colpo di karate, mi sembra giusto. Mal destro. Ok, apriamo. Vicino, ce l'ha con noi. Sì, buonanotte. Vabbè, vabbè, fine, fine. Usciamo da qua, usciamo da qua. Sa che se riesco, ma non riesco, vorrei riprendermi la mia vecchia abilità. Che okay. Era meglio di niente.
pad sta vibrando, non so se si sente, cioè non si capisce perché. Basta vibrare poi. Questo gioco lo devono migliorare un po' perché cioè le coperture non vanno. A volte i nemici vanno giù, c'è cioè, uno scudo, altre volte non gli fa niente. E vabbè, ci sta dal livello, però non so. Mi sembra tutto molto sbilanciato, a volte è super facile, a volte cioè, ma poi le coperture che non vanno, cioè il pad funziona, cioè, non è, sta funzionando, vabbè. No. Non va in pausa, no. Però avevo il dubbio, me l'hanno tolto subito, in maniera molto violenta il dubbio. C'è un cecchino là sopra. Vabbè, no. Siamo a colpa nostra. Non ce la posso fare, ragazzi. Dopo quanto sei bloccato? Dopo 49 minuti. Scazzi. Stavolta è colpa nostra. Guardate. Expect access violation. Ragazzi, cioè questo è un disastro per questo gioco, eh. Cioè così non va bene, non va bene proprio. Non va bene. Cioè non va bene proprio. Non si può così normalmente come è, perché ieri è capitato 2-3 volte che si è bloccato e poi dava cheat quando poi non stiamo usando nessun cheat, sinceramente. Cioè, l'abbiamo usato in passato, ma non certamente per divertimento così, ma non certamente in live e né certamente con giochi del genere. Ma a parte questo, perché non si è capito perché l'ha dato, probabilmente perché danno i numeri. Il gioco comincia a saltare qualsiasi schema. Così dobbiamo rifare tutto probabilmente, non lo so, cioè. Così, ragazzi, non va bene. Cioè bene Cyberpunk, tutte le cose, però
Cioè, è un gioco che non dovrebbe avere questi problemi. Cioè, non stiamo parlando di un open world. Cioè, ho capito, ma dove rifare tutto? Vabbè, ho capito, però non so. Assurda sta cosa. Non ce la faccio così, non ce la faccio. Non ce la faccio proprio così. Lasciati che venghino, che vengano a me, che venghino. Venghino, signori, venghino. Lasciati i pargoli che vengano a me, disse qualcuno. Ma dove vai, scusami? La festa sta qua, è sbagliato. Sbagliato posto. Carica sto coso, che non sono riuscito a fare fuori manco a quello, cacchio, però vabbè. Come c'è un rosso però, così. Perché io pensavo di potermela giocare in maniera più strategica, sì, a volte sì, c'è caciara, ma ci sta, ma non così che tu devi per forza farlo come dice lui. Cioè perché mi devi obbligare a giocare come dici tu. Allora, stai bruciando, no? Cioè, un po' difficile comunque in quelle condizioni, salta, no? Vabbè. Vabbè, sì, il cecchino più bravo del mondo, cioè mi stavo muovendo. vabbè. Sì, alleluia, alleluia. Alziamo le mani al cielo. Oh 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 oh, abbiamo finito le munition, le munition. Dimmi, dimmi che ci sono. Sì, ci sono, ci sono, ci sono, stanno. Stanno vicinissime. Stanno dentro la stanza come poterci. Vabbè, ma. Vabbè. Pure colpa nostra, per carità, però. A livello 3 è diventato, cominciato a diventare difficile, quindi non mi sembra molto livellante, semplicemente da per scontato, giustamente il livello deve aumentare, beh allora, per, allora a quel punto lì, vabbè. Lo stavo a colpire sulla capoccia e non...
Dai che ho colpito il serbatoio, dovresti esplodere. No. Non esplode. Non esplode. Anzi, stan lì ancora che... Che cosa succede? Proprio non mi ha cagato proprio. Ah, anche attraverso i muri, vabbè. Vabbè. Prima o poi dovevamo dire. Mi ha fatto flambé, però. Vorrei togliere la musichetta, ma quella ha del gioco. Posso? No, neanche qua si... Stasera mi va così. Ce lo giochiamo a modo nostro. È il nostro gameplay e facciamo quello che diciamo noi. Fino a quando non uscirà la polca nella playlist. E lì saranno momenti topici. Perché poi la stessa musica, cioè alla fine Gears of War era molto più dinamico nelle musiche, insomma. Liscia, caro cecchino. È il mio turno? No, non è il mio turno. Brucia. Ciao. Apro il fuoco, ti penso, e veramente. Il forte sembra sgombro. Meglio muoversi prima che si riorganizzino. Sì, giusto, hai ragione tu. Ehi, Zaidi, mi stavo chiedendo, qualcuno ha mai provato a sorvolare l'anomalia? Certo che ci hanno provato. Voglio dire, quando ancora avevamo mezzi in grado di volare. E sono caduti come sassi quando la loro elettronica si è fritta. Non si passa sopra l'anomalia e neanche sotto il turno. Si può solo cercare un... Danam, sono in vista della torre radio. Dì ai tuoi uomini di azionare la funivia e mandare Zaidi. Attendo la tua conferma, mutazione. Ci vuole un bel po'. No, vabbè, da qua mi colpite, vabbè, ciao.
A me manco ci arrivo i colpi fino laggiù. Faccio niente, testa di serpente, ci sono rimasto male, testa di maiale. E quindi che dovevi fare? Soffrire. Forse c'è da un cecchino, non so se riusciremo a mai. No, non ci facciamo niente. Ormai l'abilità, se non la usiamo, cioè i nemici non riusciamo neanche ad uccidere. E che è detto tutto. Credo che a un certo punto i livelli saranno così difficili che o li fai in multi o non li fai. Forse è livello 1 a quel punto, che vedevo di. Ha mangiato una peperonata, si è sentito un attimo mal di stomaco, è stato un attimo male. E ce lo siamo salutati. Allora, munizioni che sono finite, quindi qua non c'è niente ovviamente, che vuoi che ci sia qua? Mortaio, mortacci tua, guarda mortaio, i mortacci tua. Ok. Bene. Grazie. No, ho deciso che non ce l'ho da più. Lo dobbiamo dare che sta, però certo 282. Io prima ho visto un cecchino, ma non lo vedo più, ho una visione. No, non ci sta, non c'è. No, c'è. C'è, come, certo che c'è. Ok. Vediamo un po' com'è sta roba. Old style, vabbè. Va bene. K-Dom, che è sto K-Dom? Eccolo qua, 5-2. Leggiamo. Che cosa abbiamo?
Ok, penso che c'è stato il tempo per poterlo leggere. Andiamo. Mariola. Così si aprono le porte, Mariola. Conquistiamo la zona. La bandiera da dove la prende non si sa. Dai suoi posti segreti. Quindi ok, lanciamo la funivia. Capitano, ho liberato la funivia, tutta vostra. Un po' ci salutiamo. Outrider, se la frequenza funziona davvero, se quella torre radio ci porterà il segnale, se contatteremo la Flores, questo cambierà ogni cosa, capisci? Un passo alla volta, Doc. Noi stiamo un po'. Prima pensiamo ad arrivare scena, lì sani e salvi. Sì, non mi dispiacerebbe. Per trovare coordinate, ma ho una direzione. Bene, dove andiamo? No. Maledizione. Cosa succede? O è nella foresta, oppure oltre la foresta. Cosa non mi stai dicendo? Nessuno è mai tornato vivo da quella foresta. Immaginavo che avresti detto qualcosa del genere. Ascolta. Lo senti anche tu? C'è qualcosa sotto il segnale. Ma questa è una voce. Qualunque cosa sia, non facciamola aspettare. Jacob, prepara il blindato, entriamo nella foresta. Nella foresta? Ma certo! Avevo giusto il programma di entrare all'interno di un territorio inesplorato e inalare l'aria di un fungo che scioglie gli organi interni. Devi essere un cazzo di centesimo per ogni volta che... Credo sia meglio spegnere la radio per un po'. Stacca. Un'altra? Sì, parliamo con Jacob e poi ci ritiriamo nelle nostre stanze segrete nel nostro castello dove abitiamo. Scusi, ma lei che sta a fare qua, sto coso? Faccia capire. Vabbè. Sono ragazzi, se stanno a divertire. Ci abbiamo una missione supplementare. La abilitiamo. Questo è un risvolto inaspettato. Come si spiegano i miei poteri da mutazione? Ma sembra le stesse domande. Ma quello ce li hai? Posso fare, niente, ma, è un cazzo di ma senso. Sei sciallo. C'è qualcuno che ha mai provato a studiare una mutazione? Come? Perché? Non ci sono tutte queste opportunità di studio, ma la tua offerta sarebbe un... Non è un'offerta. C'è una persona conosciuta per l'analisi dei casi misteriosi come il tuo, ma... a modi rudi. È una mutazione ed è famoso per i suoi esperimenti un po' estremi. Viene chiamato l'alchimista. E
Entrambe le fazioni lo evitano, ma ha un laboratorio proprio nelle viscere di queste montagne. Se vuoi andare a cercarlo, fa attenzione. Ma ovviamente sarei molto curioso di sapere che cosa trovi. Sì, d'accordo. Tutto quello che vedo tu. Dove devo sì. andare? Ci stiamo. Va bene. Vabbè, meno scientifico. Vabbè. Andiamo pure con Jacob. E poi ci salutiamo. No, non voglio da nessuna parte. Vabbè, allora ci siamo qua, ragazzi. Possiamo andare? Ok, ragazzi. Vabbè, la prossima volta andremo a Dead Rock Pass. E quindi, grazie a tutti per la visione. Iscrivetevi al mio canale. Trascinarmi di nuovo nella foresta, ma scherziamo. Fammi parlare. Merda. Sto a fare l'outro. E dai. Iscrivetevi al mio canale Twitch. Mettete un like anche sul mio canale YouTube. E iscrivetevi se non siete iscritti. E mi raccomando, seguitemi in tanti o anche in pochi, visto che siamo al momento in pochi, abbiamo cominciato da poche settimane e la strada è ancora lunga, ma noi ce la metteremo tutta, noi non ci arrendiamo davanti alle difficoltà, per cui da Game Over è tutto, alla prossima live.